quel momento, credo, molti gli aggettivi si perdono, storico, ma certamente un momento di grande importanza per la cattedrale. Io dovrei essere il committente, ma siccome parlano altri, io sono un committente che in qualche modo, perché certo, parlare di vescovo e parlare di cattedrale, un vescovo si identifica nella sua cattedra e quindi è evidente che non posso, come dire, non sentire mio il luogo che è chiamato appunto la chiesa madre, la chiesa principale della diocesi, oggi di Anchero Bosa, una volta di Anchero. Però ecco, ringraziamento innanzitutto a chi ha messo mano alla borsa, che è il comune, è la regione autonoma della Sardegna, per 1 milione di euro, non è poco in questi tempi, chissà contare i soldi e chissà che cosa vuol dire vivere con stipendi un po' risicati, sa molto bene che cosa significa. Quindi ecco, primo ringraziamento queste entità, c'è il sindaco, si farà anche tramite quella regione, lo farò anche io personalmente con il presidente, con gli assessorati competenti. E naturalmente un grazie molto, molto cordiale, affettuoso a chi si è dato da fare dal punto di vista tecnico per, ho avuto la fortuna, ecco, prima che si togliesse tutta l'imbragatura, di salire con l'architetto Cattamantini, con Don Paolo, direttore dei beni culturali della nostra diocesi, vedere quale tipo di lavoro interessante è stato fatto lì. Certo, poi queste quattro splendide colonne che non si siano sbriciolate nel tempo per ridonarci quella splendida, come dire, facciata rinascimentale, questo benedetto Michele De Sì, che il secondo cognome non me lo ricordo, del 1861 se non sbaglio, sì, adesso ci sono, perché dopo 50 anni tutto diventa intangibile, quasi eterno, non eterno ma quasi eterno. Avremmo avuto una visione, una cattedrale magnifica, ma d'altra parte appunto la storia non si fa con i secoli, ma hanno messo questi quattro bisonti di fronte questa cattedrale, che adesso fanno parte integrante di questa nostra storia, e quindi la fatica perché non si spricciolassero, la fatica perché il tempo, la pioggia e gli elementi non rovinassero ulteriormente la perizia di chi ha saputo lavorare in modo così intelligente. Credo che ci sia proprio un grazie certamente della tutta la città di Anchero, ma ho sentito un grazie cordiale proprio dalla Chiesa, mio personale, dalla Chiesa, la cattedra, il vescovo dentro la cattedrale, quindi evidentemente il fatto che ci sia nel luogo dove si parla e si celebra della bellezza non è secondario, che ci sia un, diciamo, un contorno brutto, quindi il fatto di aver tentato di tenerlo in piedi, di tenerlo bene, di sistemare tutto quanto, credo sia degno di grandissima nota. Grazie veramente a tutti coloro che hanno partecipato e anche alla grande pazienza che in qualche modo tutti quanti, gli archeresi, me compreso, che il problema non è soltanto che liturgicamente la cattedrale è tappata, non è una cosa molto bella entrare, anche se dire è spettacolarmente bello l'entrata del campanile, non voglio far paragoni tra l'entrata e l'uscita, ma voi capite che quel di dietro della cattedrale è da tenere, solitamente si trovano i turisti a fotografare sempre dietro della cattedrale, il campanile e non, ma tuttavia non è soltanto il fatto che la cattedrale poteva essere, come dire, usata nella sua piena verità, diciamo, e ieri abbiamo avuto questo momento liturgico per noi molto importante con l'apertura di questa porta santa, e quindi abbiamo ripristinato integralmente la cattedrale, e direi il primo uso che abbiamo, la prima entrata
che abbiamo fatto, direi più significativa di questa non poteva proprio esserci. Quindi un grazie davvero cordiale a tutti quanti. Come ricordava il Vescovo, in effetti sono stati lavori, insomma, lunghi, che hanno visto naturalmente la collaborazione di diversi enti e istituzioni. Si è parlato anche degli importi importanti che hanno riguardato quest'opera di restauro, 1 milione di euro, anche l'amministrazione comunale, il comune di Milano, negli anni ha deciso di investire quelle importanti somme da bilancio, che ricordavamo circa 300.000 euro del bilancio comunale, il resto insomma con il contributo regionale. Dicevo, dei lavori che sono nati sostanzialmente dalle esigenze intorno a febbraio 2009, vista la situazione che già insomma si iniziava a prospettare piuttosto seria e grave, perché delle lesioni nella parte insomma delle colonne, della sommità delle colonne del pronao sembravano, insomma, si facevano sempre più evidenti e rendevano insomma un intervento sempre più urgente. E poi quindi dell'ottobre 2009 la concessione insomma del contributo da parte dell'assessorato ai lavori pubblici della regione Sardegna dell'importo insomma che vi ho appena ricordato. Ecco, dicevo, collaborazione naturalmente tra enti e istituzioni, quindi la regione, il comune di Alghero, la sovrintendenza. Stasera non è qui con noi l'architetto Zini, che ha seguito molto da vicino insomma naturalmente questi lavori, per ragioni insomma organizzative non è potuto essere qui stasera, come il geometra Salvatore Chero del comune di Alghero, che è stato LUP, quindi responsabile unico del procedimento, che per motivi familiari non ha potuto partecipare alla conferenza di stasera. Inviterei ad questo punto il sindaco Mario Bruno, e ci potrà dare naturalmente da parte naturalmente del primo cittadino un po' il senso di anche questo recupero per la nostra città, per la città di Alghero, insomma, di questo, della nostra cattedrale. Grazie. Intanto un saluto. A noi sembrava doveroso, ci siamo confrontati subito con chi ha lavorato, con la diocesi, con l'architetto Zini, che purtroppo oggi non è potuto essere presente. Ci siamo confrontati proprio perché ritenevamo che fosse importante far vedere ciò che non si vede, nel senso che i lavori non li abbiamo visti durante l'esecuzione, ma anche oggi a lavori ultimati probabilmente non ci rendiamo conto, vedendo la cattedrale, dell'importanza dei lavori che sono stati effettuati. E davvero, come diceva poco fa Padre Mauro, davvero è un momento importantissimo, credo, anche per la storia della cattedrale, e in qualche modo anche per la storia della nostra città. Quindi sono tappe che rimangono, così come rimane la storia della cattedrale, no? dalla nascita della diocesi, 1503 se non ricordo male, e con proprio la chiesa di San Michele, che in attesa della costruzione della chiesa della cattedrale di Santa Maria è stata di fatto la prima cattedrale pro tempore, e noi ci troviamo qui sostanzialmente al guardo dove è sorta la prima cattedrale di Alghero. E quindi lavori che immagino insomma sono durati quasi un secolo, prima dell'apertura del 1593, e poi 300 anni sostanzialmente di lavori fino ad arrivare al 1861. E quindi anche questa tappa io credo che faccia parte di un percorso importante per la nostra cattedrale. E quindi al di là dell'importanza, come dire, per i fedeli, che è la sede della cattedra del nostro vescovo, certamente la chiesa più importante, ma lo è credo anche come monumento, quindi come di fatto emblema della nostra città. E quindi fare questo momento, io sono curioso insomma di vedere i lavori che sono stati realizzati, fare questo momento, cercare di capire questo lavoro importante di consolidamento e che cosa è costituito, e soprattutto cercare di intuirne anche, credo, la complessità nei rapporti, no? Perché insomma anche realizzare anche un'opera di questo tipo ha bisogno di una sintonia, credo, anche tra enti, tra i progettisti, tra il responsabile unico del procedimento e in qualche modo l'impresa, che saluto l'impresa Solinas, che saluto e ringrazio davvero per ciò che ha fatto, e la collaborazione tra regione e comune, si va in continuità amministrativa, quindi io non ho nessun merito, si va in continuità amministrativa con un contributo importante di 700.000 euro che ha dato la regione. Come capita in questi casi, la regione chiede al comune di fare la propria parte, cioè di cofinanziare l'opera
se non c'è il cofinanziamento del comune la regione non interviene, e quindi una scelta importante che è stata fatta in quegli anni di destinare ben 300.000 euro per la nostra cattedrale. E credo che in questo senso, penso alle leggi che già ci sono, le leggi di settore, che soprattutto nell'assessorato della pubblica istruzione, quindi dei beni culturali, hanno delle risorse dedicate proprio per i beni di culto. E credo che in questo senso lo si fa, ma ancora meglio dobbiamo farlo, nel senso di individuare anche quelle chiese, ne potrei elencare alcune, che hanno bisogno di interventi, che forse hanno bisogno anche di una scala di priorità, perché anche nel rapporto che c'è tra continuo, sistematico, tra la diocesi e il comune, si possa poi avanzare alla regione, vuol dire una serie di priorità che poi possano essere finanziate, dove potremmo quindi in qualche modo dare anche alle nostre chiese quel contributo di bellezza che già in qualche modo ci conferma. Allora, in questo senso io credo che anch'io devo dire un grazie particolare a chi ci ha preceduto, a chi ha realizzato i lavori, a chi li ha progettati, e credo anche, insomma, come dire, che la provvidenza probabilmente ci ha fatto anche vivere quella bellissima giornata di ieri mattina con l'apertura della porta, non solo simbolicamente, insomma, l'apertura della cattedrale ai fedeli, credo, di tutti i nostri concittadini. Lasciatemi dire per ultimo che nel rapporto, io credo, molto, molto bello anche con il parroco della cattedrale, per esempio Don Angelo, la cattedrale anche durante il periodo estivo, ma sempre è un luogo aperto, e questa è una cosa bellissima, e quindi aperto ai concittadini, non solo ai fedeli, aperto ai visitatori, aperto ai turisti, è aperto sia per i momenti di preghiera, sia per, come dire, momenti che invece ci avvicinano in qualche modo alla cultura. Ecco, credo che questo sia un altro segnale importante di collaborazione, probabilmente anche qui potremmo svolgere meglio, ne abbiamo parlato, di questa reciprocità, ognuno per la propria parte, per dare davvero un segno di attenzione e credo, insomma, di coinvolgimento di tutta la cittadinanza nel valorizzare i nostri beni. Quindi davvero un grazie, quindi proseguiamo la nostra serata, che poi si concluderà, mi pare, con una visita nella cattedrale dove sono stati allestiti anche dei pannelli che in qualche modo vanno a raffigurare il lavoro che è stato fatto. Grazie ancora.